Iniziamo questo nostro tour nei quartieri di Palazzolo. Ieri sera siamo stati nel Largo Senatore Dario, ci onoriamo di essere qua nella zona alta di Palazzolo. Questo per significare una nostra attenzione a tutto il territorio di Palazzolo. Una nostra attenzione che vogliamo, ovviamente questa sera io non parlerò di programmi, parlerò innanzitutto della mia adesione a questo progetto politico, assieme agli amici, assieme al Sabuzio. Questa adesione per poter portare la voce di chi come me negli anni ha voluto essere, portare nella politica la solidarietà verso chi ha bisogno, attenzione verso le famiglie, verso a chi oggi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Dice, ma il comune cosa può fare, un sindaco cosa può fare per tutto ciò? In genere si pensa che un sindaco abbia solo degli aspetti amministrativi. Un sindaco è il punto di incontro tra la base della società, tra i cittadini e le istituzioni. È colui che deve portare sia le cose belle di un paese, le deve mettere all'attenzione, ma anche i punti di debolezza, i bisogni della gente. Lo deve far sapere alle istituzioni se ci sono dei malesseri nell'artigianato, nel commerciale. Io vi dico, seguo questi settori da vicino. E vi posso giurare che non è come è stato detto l'altra sera nel comizio che è stato fatto dal nostro candidato, dai nostri candidati avversari, dove ci dicono che Palazzolo è un paese ricco di partite IVA, che tutto va bene e che tutto è a posto. Posso dire che non è così, e chi è nel settore commerciale, nel settore artigianale, lo sa benissimo che è una situazione un po' difficile. L'amministrazione deve essere attenzionata a quello che è il paese, agli aspetti critici, a questo degrado che noi abbiamo sotto gli occhi. Se andiamo nella zona di via Milano, se andiamo nella zona del campo sportivo, nella zona sopra del teatro greco, l'abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo, è veramente, siamo in uno stato totale di degrado. Un paese come il nostro, bello, una chicca del Mediterraneo, non può permettersi di essere così disattenzionata. Il sindaco però ha anche il dovere di parlare con gli organi politici, che ci sono vicini. Noi abbiamo fatto questa scelta del Popolo delle Libertà non tanto per fregiarci di un simbolo, questa era la minima cosa. La scelta del Popolo delle Libertà è per costruire un ponte tra Palazzolo e la regione siciliana, tra Palazzolo e il governo nazionale, tra Palazzolo e la provincia regionale, un ponte politico, un ponte che di scambio politico di idee, per poter essere vicino e più vicino alla gente, alla nostra gente, e per poter dare a questo paese ciò che merita. Ciò che merita di essere attenzionato e di non essere isolato, di non vivere questo stato di isolamento. Per Palazzolo a volte io lo vedo come se fosse un'isola sulla montagna. In questi anni è stato isolato dalle istituzioni, non abbiamo avuto un rapporto diretto. Noi lo stiamo significando tutte le sere che siamo stati in piazza con Fabio Granata, che sarà componente della nostra giunta e che è esponente nel Parlamento nazionale, con l'onorevole e vicepresidente della regione di Tibu Fandeci, che ci è vicino e ci è accanto e che ci sosterrà nel nostro progetto. Adesso non mi dilungo troppo e, come ho detto, lascio alcuni aspetti, alcuni punti del programma al nostro candidato al sindaco. Io vi dico soltanto, sosteneteci
e facci bene in questi giorni, perché col nostro coscetto possiamo cambiare parazzolo. Viva il popolo della libertà, vivo Salvo Guglielmino. Complimenti a Salvatore Gallo che, come al solito, mi ha espresso e riesce a dare il senso della nostra presenza in questa campagna elettorale. Io, il senso di questi comizi rionali è quello di avvicinarci di più alla gente, di entrare nel tessuto urbano per spiegare quali sono le motivazioni della nostra discesa in campo. Una discesa in campo sofferta, ve lo dico subito, perché noi siamo, almeno io per quanto mi riguarda, un professionista che svolge la sua attività all'ospedale di Siracusa e la svolge con grande volontà, con grande voglia, con passione, perché ho dedicato tutta la mia vita alla medicina e so quello che mi ha comportato in termini di sacrificio. Prestarmi alla politica e al servizio della collettività però per me è stato, come dire, una sorta di dovere assoluto nel momento in cui ho preso coscienza che questo paese stava scivolando verso una situazione di assoluta scomposizione sul piano economico, sul piano organizzativo, sul piano finanziario. Noi crediamo che questo paese possa riacquistare le sue capacità di essere fortemente, valevole sul piano sia economico che sociale. Abbiamo intenzione di mettere in campo tutta una serie di attività che possono rilanciare le sue peculiarità fondamentali e tra queste, secondo me, ve ne sono due importantissime, che sono rappresentate dal turismo, perché questo è un paese che è unico nel suo genere, per le sue caratteristiche, il suo patrimonio archeologico, monumentale, che ci invidia quasi tutto il mondo, non lo dico io, ma lo dicono esperti di fama mondiale. Io mi ricordo che uno dei miei congressi, che spesso frequento, mi trovavo a Spoleto e mi trovai a congratularmi con un grande studioso di archeologia che aveva presentato un lavoro su Spoleto e, congratulandomi con lui per questo tipo di esposizione, mi chiese da quale parte dell'Italia provenissi. Dissi che ero di Palazzola Grede, mi disse: paese meraviglioso, lo conosceva perché era stato collaboratore di Bernabò Brea e quindi conosceva quali erano le realtà di cui questo paese è ricco. Noi riteniamo di poter dare una spinta notevolissima sul piano della fruizione dei beni archeologici e in quest'ottica abbiamo messo all'interno della nostra squadra l'onorevole Fabio Granata, che è uno dei grandi uomini che ha tracciato momenti fondamentali nella vita culturale della regione quando era assessore regionale dei beni culturali. Qualcuno in maniera un po' caustica, forse un po' frivola, ha detto che la candidatura di Granata all'interno della mia giunta fosse una candidatura di facciata. Io mi limito semplicemente a dire che un onorevole non ha tutto questo spirito, di andarsi a sacrificare per uno spirito di facciata. L'onorevole Fabio Granata ha sposato in toto questa causa e ha preso un impegno in una conferenza stampa che abbiamo tenuto a Siracusa, che nell'arco di 6 mesi, 1 anno, riuscirà a risolvere 2 grossi problemi della fruizione dei beni culturali, che sono la fruizione dei beni archeologici, quindi di tutta la zona del pianoro di Agrei, e la creazione del museo archeologico dove andrà allocata la collezione iudica, che è un nostro patrimonio fondamentale. L'altro grande filone su cui ci batteremo e con il quale e sul quale l'onorevole Bufardeci, che attualmente svolge il ruolo di vicepresidente della regione e assessore al turismo, sarà quelle di quelle due grandi iniziative che sono rappresentate dal Carnevale e dal Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani. Saranno due iniziative che entreranno nei circuiti del finanziamento regionale. Questo significa che il Carnevale sarà, liberato da quelle che sono le forche caudine del bilancio comunale, che, come sapete tutti, è estremamente esiguo, incapace di dare promozione nel senso più ampio del termine, e quindi avremo la possibilità, essendo questo un carnevale che ha delle peculiarità particolari, perché essendo un carnevale forse il più antico della Sicilia, e così ha detto in piazza, noi riusciremo a dare una manifestazione veramente di grande rilevanza, cioè il carnevale ritornerà ad essere forse più grande di quello che è stato in passato, non certo quello che è attualmente, che è la cenerentola di tutte le manifestazioni che si tengono all'interno della Sicilia. L'altro grande filone è quello del Festival Internazionale Classico dei Giovani, che noi riteniamo di dover dare quell'opportuno risalto, essenzialmente costituito da tutta una serie di attività collaterali, che lo facciano diventare veramente un centro di interesse. Quando parlavo con l'onorevole Bufardeci,
Vi citavo un po' d'esempio, forse molti di voi sapranno, cos'è il Festival del Cinema per Ragazzi di Ceffoni. Il Festival del Cinema dei Ragazzi di Ceffoni, che oggi ha valenza quasi mondiale, non dico solo nazionale, europea. Pensate che in quel festival oggi arrivano registi di fama internazionale come Sidney Lumet e altri personaggi di grande spicco. Noi vogliamo che questo Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani assurga a manifestazione a livello internazionale, perché ci vogliono tutta una serie di attività collaterali che lo facciano decollare. Poi c'è un problema infrastrutturale importante su cui c'è stato un impegno ben preciso se la nostra amministrazione riuscirà ad essere legittimata dal voto popolare. E sono queste due grandi opere infrastrutturali, che sono la via viaria che ci collegherà a Noto e l'altra via che ci collegherà al comprensorio degli Ibrei del Ragusano. Questo significa far uscire Palazzolo dall'isolamento e farlo immettere in un circuito molto ampio del barocco degli Ibrei. La cosa oltretutto importante che ci riguarda è il rilancio di uno dei settori importantissimi del nostro tessuto economico, che è l'agricoltura, e in particolar modo la zootecnia, attraverso tutta una serie di iniziative, particolarmente finalizzate ai marchi di qualità, particolarmente finalizzata a creare uno sportello che orienti anche l'agricoltore sui tipi di agricoltura che eventualmente deve praticare nel proprio territorio in base alla domanda e all'offerta che caratterizzano i mercati. Questi sono alcuni elementi che ho voluto tracciare. Sono elementi chiaramente limitativi, nel senso che sono alcuni degli elementi di quel più grande e vasto programma che noi abbiamo elaborato, che riguarda lo sport, che riguarda i disabili, che riguarda gli anziani, che riguarda la sanità. Non è un libro dei sogni, è un libro che noi concretamente crediamo di poter attuare nell'arco di tempo che l'amministrazione, come dire, ci darà nell'arco dei 5 anni. Con questo io vi invito caldamente a votarci, non tanto per gratificarci, come dire, di una sorta di gratificazione di voto ad personam, no, noi riteniamo che il vostro voto deve andare nella finalità di andare a premiare, di andare, come dire, a fare leggere il sindaco che sia al servizio di questa cittadinanza e che abbia i progetti più utili per rilanciare la nostra collettività. Viva Palazzolo, viva Salvo Guglielmino e viva i miei candidati. Arrivederci.